Qui siamo proprio in centro, qui penso che sia la spiaggia forse più famosa. Ecco, siamo arrivati giù alla spiaggia. Qui hanno ricavato una specie di piscinetta, qui la gente si butta, acqua molto chiara. Proprio a strapiombo sul mare, la gente fa il bagno, si butta anche da qua, guarda. Ok, sempre qui Vigneno. Ah, là c'è quel famoso ristorante dove mangi praticamente sulla scogliera. Qui siamo proprio nelle viuzze del centro. Ah, che belli questi balconi qua, questo è bello, guarda, questi fiori qua. Centro, qui è molto bello, Questo è il monumento a Domenico Modugno, quello che cantava Volare. Oh. E con Leo sono qui nel centro di Polignano, questo è il cuore di Polignano, giusto? Sono con un suo amico. Tengo l'equilibrio. Sono qui con un amico di Polignano, Leo, grande Leo di Polignano. Leo, basta un po' che almeno parliamo. E lui, giustamente, siamo qui in un posto meraviglioso, qui dove c'è praticamente il mare, ed è leggermente incazzato, giusto? Leggermente incazzato perché non c'è nessuna rampa di accesso al mare per le persone che hanno un'invalidità come lui. Lui gira con uno scooter, ha delle difficoltà e vorrebbe anche andare a farsi il bagno. Eh sì, ma la città del mare è un paese civile, dovrebbe abbattere le barriere architettoniche, giusto Leo? Dovrebbe in teoria. Dovrebbe, ma qua vanno lì, però non lo fanno. Per te? Pochissimo. Ah, io vedo, sono in giro con lui da un po', adesso andiamo a bere qualcosa e vedo che ha delle difficoltà a entrare un po' dappertutto, perché per le persone con la disabilità è veramente difficile. Quindi invitiamo l'amministrazione a fare qualcosa. A provvedere a fare qualcosa. Un saluto da Polignano. Polignano Mare molto bene. Amo questo posto, molto bello, anche l'insenatura lì della spiaggia. Io ho mangiato in un paio di ristoranti, uno lì in centro, e devo dire che ho mangiato molto bene e non ho neanche pagato tanto, anche se mi dicono che in alcuni posti sono più costosi, però io devo dire che non ho speso tanto, ho mangiato bene. E purtroppo, come un po' tutta la Puglia, c'è un po' questa situazione di tante persone che non hanno tanto rispetto del proprio territorio e sporcano, e questo mi dispiace, speriamo che nei prossimi anni si faccia un lavaggio proprio culturale, partendo dai ragazzini delle scuole, perché bisogna avere più rispetto per il proprio territorio, ok?